Reduci dall'importante vittoria in rimonta sul campo della Valle Peligna, il Pucetta è in cerca di conferme, mentre il Tagliacozzo è alla ricerca del riscatto dopo il pesantissimo 8-0 subito a domicilio dal Montorio. Il derby di questa ottava giornata mette di fronte due formazioni piene di ex, soprattutto tra le fila biancoverdi. Nel Pucetta, infatti, ci sono Crescimbeni e Pascucci che hanno vestito la maglia del Tagliacozzo, mentre tra gli ospiti ci sono Bafile, Silvestri, Panella e Filippo Valente, oltre ai mister Mazzai e Marianella. Con quest'ultimo che si trova a vivere un derby nel derby, visto che nel Pucetta milita suo figlio, classe 2003, Cristian Marianella, appunto. Mister Giannini manda in campo Ranalletta, Di Marco, Capitan Paolini, Marianella, Castellani, Di Stefano, Crescimbeni, Liberati, Murzilli, Mercogliano e Stornelli, mentre Mister Mazzei, che rispetto a domenica scorsa recupera Jacopo II, schiera Oddi, Davide Di Rocco, Filippo Valente, Rossi, Tancredi, Farina, Valerio Di Rocco, Torturo, Di Battista, Silvestri e appunto Secondo. Al via il Pucetta prende in mano il pallino del gioco e si fa vedere all'ottavo con Murzilli, ben lanciato a rete da Crescimbeni. Il centravanti gialloblu serve Liberati ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Sul corner seguente al nono ne esce una tripla occasione gialloblu. Prima Castellani per poco di testa non riesce ad insaccare, poi Murzilli va al tiro dal limite, ma Oddi è bravo a distendersi e infine Marianella cerca di ribadire in rete da posizione defilata, ma Oddi è ancora una volta bravo ad opporsi. Risponde il Tagliacozzo al 14° con Torturo che al volo di destro trova una bella conclusione, ma Ranalletta è bravissimo a stendersi e a deviare il pallone in angolo. Ci riprova il Pucetta al 23° con Stornelli, ma il suo sinistro dal limite manca di convinzione e la conclusione non c'entra la porta. Il Pucetta prova ad impensierire Oddi solo da calcio da fermo, ma non inquadra mai la porta. Ci prova Stornelli al 31° e Liberati al 36°, ma l'esito è sempre lo stesso, con Oddi tranquillo tra i propri pali. Ancora da calcio da fermo, battuto da Liberati, Stornelli questa volta in corna, ma anche in questo caso la conclusione sorvola la porta. Sul finire della prima frazione, Stornelli ci prova ancora direttamente sul calcio di punizione, ma la porta non viene centrata nemmeno in questo caso. Nel secondo tempo il Tagliacozzo si fa più intraprendente e al sesto Torturo va alla conclusione dalla distanza. Ranalletta respinge, Di Marco sembra intervenire sul pallone, ma l'arbitro decreta rigore per un contrasto con Di Battista. Al Dallenti Di Marco sembra anticipare Di Battista, ma soprattutto colpisce la strana gestualità di Marchetti, che alza il braccio come ad indicare un fuorigioco di Di Battista, per poi fischiare il rigore. Sul dischetto si presenta Torturo, che non fallisce e porta in vantaggio i suoi. Il Pucetta attacca a testa bassa e ci prova con Stornelli che serve all'undicesimo Marianella, ma la sua conclusione dal limite termina a lato. Il Tagliacozzo cerca di alleggerire la pressione e Rossi, al quindicesimo, cerca di sorprendere Ranalletta, ma il tentativo è piuttosto velleitario. Crescimbeni cerca il gol dell'ex, ma non è la sua giornata. Ci prova di testa al 22°, ma il pallone termina al di là del palo. Altro episodio dubbio al 26°. Paris, entrato da poco, mette alla sinistra un bel pallone per Mercogliano che di testa in tuffo insacca per il pareggio. Ma Marchetti, su segnalazione dell'assistente Corradi, assegna un corner al Pucetta. Al Dallenti possiamo vedere come Paris mette il pallone al centro a circa 1 metro alla linea di fondo e appare assai complicato, in questa dinamica, che il pallone deviato da Valerio Di Rocco possa uscire e rientrare nel giro di pochi metri. Al 74° il Pucetta trova il meritato pareggio. Nazzicone, entrato da poco, mette al centro un pallone con i contagiri per Di Marco, che al 29° gonfia la rete per l'1-1. Ora il Pucetta si getta in avanti a cercare il gol vittoria e Paris al 35° mette un cross bellissimo, ma Tancredi questa volta è bravo ad anticipare Crescimbeni. Un minuto dopo ci prova Liberati dalla lunga distanza, ma il suo fendente ha la mira imprecisa. Minuto 38 e Liberati pesca in aria Crescimbeni che di testa anticipa tutti, anche Nazzicone, ma il suo colpo di testa, come prima, termina sul fondo. Azione fotocopia al 39°, ma questa volta Liberati trova Castellani, ma l'esito è sempre lo stesso. Al 40° Mercogliano è bravo a destreggiarsi sulla tre quarti e a crearsi lo spazio per il tiro, il suo destro però è troppo largo. Minuto 41 e torna a farsi vedere il Tagliacozzo, con Secondo che se ne va sulla sinistra e mette al centro per Bafile, che però è in anticipo rispetto all'appuntamento con il pallone, e l'azione sfuma. Al 42° Crescimbeni, ben lanciato da Mercogliano, pecca di egoismo e dal vertice dell'area cerca una conclusione difficile anziché servire compagni. Conclusione che, in effetti, non impensierisce Oddi. All'88° Rossi sventaglia per Bafile, che stoppa alla grande il pallone e solo davanti a Ranalletta si fa ipnotizzare con il portiere classe 2000 chiamato ad un intervento prodigioso. Rivediamo a rallenti la prodezza del portiere del Pucetta.
Sul corner seguente, Mercogliano si ritrova tra due uomini da marcare. La palla arriva a Bafile, che ha il tempo di stopparla, mettere il pallone a terra e di tirare una sassata in porta che vale il gol del 2-1 ospite allo scadere dei 90 minuti. Rivediamo la prodezza del 20 ospite che segna così il più classico gol dell'ex. Il Pucetta non ci sta e al 45esimo del secondo tempo Paris crossa di destro per Castellani, ma di testa non riesce a ripetere la prodezza contro la Valle Peligna. Al 47esimo ci prova ancora Castellani sul lancio in profondità di Mercogliano, ma il pallone è ben parato da Oddi. L'azione prosegue, il pallone arriva sui piedi di Nazzicone, che però di sinistro non riesce ad inquadrare la porta. L'ultima occasione per il Pucetta arriva sulla testa di Mercogliano, ma la sua inzuccata termina fuori dalla porta. Finisce così con il tagliacozzo che si conferma bestia nera per il Pucetta, con Marchetti in giornata no, ma con una sconfitta molto grave per i gialloblu in questo momento della stagione. Perché se da un lato la prima parte di stagione aveva l'attenuante di aver affrontato quasi tutte le più forti, ora è arrivato il momento di dare continuità di punti, ma se si vivono battute d'arresto simili, il cammino si fa davvero molto più complicato di quanto non lo sia già.